aria fritta, fumo negli occhi o altro. Io, guardate, non voglio fare il piantino delle responsabilità, questo l'ho fatto io, questo l'hai fatto tu, questo l'abbiamo fatto tu. Qualsiasi atto che vada in indirizzo di una concreta e seria politica di occupazione non può trovare assolutamente opposizione e maggioranza. Non esiste. Noi siamo tutti quanti intenzionati a dare una mano anche a questa amministrazione nel momento in cui però ci devono presentare progetti concreti. Io oggi quello che dico, benissimo, firmiamo e sottoscriviamo questo protocollo di intesa immediatamente. Ma rendiamoci ben conto che qua, per ora, di concreto, non c'è niente. Abbiamo semplicemente una serie di buone intenzioni che solo l'amministrazione può portare a terra. E noi, una proposta, ovviamente con le nostre proposte, con le nostre iniziative, possiamo aiutare a concretizzare. È chiaro che, come diceva il consigliere oggi, benissimo, oltre a dire, sindaco, attivati, amministrazione attivati per queste politiche occupazionali, il resto non ci è dato fatto, il Consiglio Comunale non ha la possibilità di trovare occupazione, il Consiglio Comunale decide di dare una linea, una programmazione, la tua priorità, caro sindaco, deve essere l'occupazione. Come ci vuole il voto del Consiglio Comunale? Mi sembra veramente ovvio, perciò se lo vietate diciamo, diamo solo alla esigenza concreta di lavoro che c'è sul territorio. Questo è ovvio, è matematico. Ovviamente che il documento sia integrato insieme a delle parti sociali, quindi chi ha la legale rappresentanza dell'ente, sindaco consulente delegato di amministrazione, le sigle sindacali al completo, che vada a questo punto ci tengo a ribadire, che l'emergenza occupazionale è un'emergenza generale, non di una sigla, di una è un'emergenza generale, e non venga restituita così a preferenza. E ovviamente penso che questo sia un intervento dell'amministrazione, e è chiaro anche questo, se noi vigileremo perché siamo anche noi pronti a capire se veramente si vuole fare una politica per l'occupazione oppure se si vuole rimanere soltanto un bel protocollo di intesa, tante belle intenzioni, ma poi non bello. Per questo che invito il sindaco a fare subito, a convocare già nelle prossime settimane un consiglio comunale ad hoc, magari ci vuole prendere più tempo per poter concretizzare meglio, ma che ci dia, andiamoci a confrontarci i progetti, ci dica in Europa a che punto siamo, quali sono state aperte le buste per determinare l'appalto per qualche progetto, andiamoli concretamente a vedere questi problemi occupazionali, andiamoli a toccare con mano. Diciamo che noi vogliamo creare l'opportunità occupazionale, vediamo pure quali sono queste realtà occupazionali. Io ce le sapevo, mi trovo in difficoltà perché io voto un atto non sapendo poi sostanzialmente che cosa si comprende. Per me, lo dico come una cosa personale, sarebbe stato meglio convocare un consiglio comunale, così così. I problemi sono questi, noi vogliamo risolverli in questo modo, l'opposizione ha qualche idea migliorativa, questo mi sarebbe sembrato un po' più concreto, però per me anche semplicemente